prego. Sera. Grazie intanto a Sotti per l'invito, agli amici di Sotti mi piace dire, perché ogni volta è venire a stare tra amici. E parlo di contattologia blanda, quindi rimango ancora con metà cuore in Argentina, quindi la contattologia morbida fondamentalmente. Questo l'invito è arrivato in un momento particolare, perché probabilmente era alla fine di un viaggio e all'inizio di un altro, e quindi ho deciso che oggi, per quanto si parla di contattologia blanda, vi porto in viaggio con me, con quello che ho visto in questo periodo appunto di viaggio. Non vi annoiate, eh? Ok, innanzitutto non ho conflitto di interesse personale economico, rapporti di proprietà sui prodotti o su metodi trattati in questa relazione. Quando partiamo per un viaggio decidiamo sempre innanzitutto che itinerario percorrere, quindi che strada fare. La scelta della lente a contatto è un po' quello: ogni volta che dobbiamo scegliere una soluzione dobbiamo capire dove dirigerci, quindi possiamo scegliere una strada tra virgolette dura, comunque piena di rischi, più complicata, oppure una strada più dolce, più morbida, sempre comunque impervia, però comunque probabilmente a volte più semplice, o almeno così sembrerebbe. L'obiettivo rimane sempre lo stesso. Kevin stamattina ci ha, almeno ascoltandolo, ma mi ha impressionato quando ha parlato del suo sogno, quindi del diventare pompiere, quel sogno che in qualche modo veniva infranto. Quindi alla fine dico: ok, non possiamo restituire determinati sogni, però sicuramente possiamo contribuire alla qualità della visione, della vita, e quindi buona visione, salute, comfort, senza andare a sottovalutare nessuno di questi aspetti. Abbiamo detto quale strada scegliere, quindi abbiamo, non solo possiamo decidere la strada, ma possiamo decidere il mezzo, e possiamo passare dalle sclerali, semisclerali, rigide, rigide corneali, a grande diametro, piccolo diametro, però senza dimenticarci comunque delle morbide spessorate, morbide anche non spessorate, tornite, stampate. E prima che Petrini mi fa il mi rimbrotta, ci sono anche quella a controllo barometrico, così non mi fa la domanda dopo, e fatto, quindi abbiamo sdoganato questa cosa bene. E a quel punto mi sono chiesto: chi è che ha studiato comunque le applicazioni su morbide? Perché comunque applicazioni di rigide, sclerali a controllo barometrico ormai ci sotterrano di studi, e quindi ho detto: ok, vediamo che cosa c'è comunque al riguardo. E in ogni caso, già dagli anni 90 si comincia a studiare l'interazione della lente a contatto morbida su ectasie corneali, perché poi tutto sommato non è per forza una cosa così impossibile da portare a termine. Ricordo un caso di degenerazione marginale pellucida, mi viene in studio con la lente a contatto indosso. Io non sapevo che avesse una degenerazione marginale pellucida. Facendo poi la topografia ci siamo resi conto, ma questo da 10 anni portava delle lenti disposable fondamentalmente, quindi era una situazione ormai stabile, e tutto sommato, nonostante un quadro barometrico non proprio favorevole, lui continuava a vedere bene e non si lamentava. Questo invece è quello che mi ha fatto un po' capire perché è sempre più percorribile una strada morbida, perché fondamentalmente la diagnostica e la possibilità di trattare, di arrestare alcuni processi, quindi a stadiazioni precoci, è possibile appunto applicare sempre di più su stadi, su coni al primo o al secondo stadio, dove comunque anche il quadro barometrico e la qualità visiva non è completamente compromessa. Altro motivo per cui scegliere una morbida, i soliti, quindi discomfort con RGP, ambienti polverosi, la pratica di sport, allergie, però non solo, a volte si può semplicemente dare come soluzione parallela, ovvero un paziente che porta rigide, magari non è che si trova sempre in ambienti polverosi, ma magari, ecco, se deve praticare sport o se per lavoro sta in quel tipo di ambiente, si può fare un'applicazione di tipo parallela. Primo criterio è quello di capire la qualità visiva di la capacità visiva di partenza. Solitamente un criterio di selezione per le morbide è dai 2 decimi in su, e ovviamente per qualità visive inferiori si va su lenti rigide, sclerali e comunque contattologia rigida. Il quadro topografico, per quanto disastrata possa sembrare una cornea di questo tipo, però bisogna analizzare sempre la simmetria e la localizzazione dell'ectasia all'interno del campo pupillare. Più centrato e comunque sia
più simmetrici sono gli emimeridiani e di conseguenza più facile sarà poter adattare anche una lente a contatto morbida. Il quadro aberrometrico: se l'insieme delle aberrazioni d'alto ordine è inferiore a 2 micron, in quel caso comunque si può avere una possibilità di successo anche con lenti a contatto morbide. Parlavamo prima di localizzazione all'interno del campo pupillare. In questo caso vedete che all'interno del campo pupillare, per quanto totalmente ci sia una simmetria e anche una simmetria anche locale dei due emimeridiani, però all'interno del campo pupillare è presente astigmatismo regolare e simmetrico, e in quel caso è possibile appunto valutare la morbida. Cheratocono ovale, ovviamente qui diventa più complesso, probabilmente bisognerà considerare una spessorata. Il problema è, come al solito, la stabilità, perché comunque differenza di elevazione porta a decentrare la lente a contatto. Cheratoconi centrali, per quanto comunque sia, vanno ad interessare otticamente la zona centrale e la zona pupillare, se si mantiene quella simmetria ancora non è esclusa l'applicazione morbida. Si parla però fino adesso sempre di gradi bassi, cioè non possiamo immaginare un'applicazione morbida su un quarto stadio, quindi si parla sempre di gradi comunque lievi. Le ectasie a volte possono essere post intervento, quindi in questo caso una post LASIK. Qui oltretutto ci sarà una difficoltà anche a livello di superficie per la lacrimazione, che sicuramente verrà alterata. Trapianti corneali, quindi fase ultima poi dell'ectasia, però anche qui forse non mi sarebbe mai venuto in mente 8 anni fa, 10 anni fa di applicare una morbida, poi mi ci sono trovato e dico ok, le soluzioni ci sono e vado anche di morbida. Quindi impensabile anche vedere una topografia di questo tipo. Mi sarebbe venuto in mente la stessa cosa, dico vabbè, qui non lo seguo neanche. Invece tutto sommato poi ci si chiede perché no, tanto comunque sia, se devo provare qualsiasi cosa e questo paziente, la rigida, proprio non la vuole fare perché ha fatto altre esperienze, si è trovato male, quindi ci si trova a volte obbligati verso quella scelta. E in questo caso una morbida spessorata, qui si possono notare sia il segno di riferimento di posizione sia i fori di stabilizzazione idrodinamica. Comunque la lente rimane ben centrata e fornisce un'adeguata capacità visiva. Solitamente sono lenti in hydrogel con un DKT intorno alle 80 unità, riferita però a una sfera meno 3, sono lenti spesse, ovviamente 40 micron insomma comincia a diventare sicuramente una bella lentona. E solitamente si comincia a scegliere una lente con periferia aperta, c'è la possibilità poi di poter chiudere quelle periferie e di conseguenza andare a stabilizzarla qualora questa periferia dia problema di dinamicità. In questo caso appunto un cheratocono centrale, si va ad applicare una morbida spessorata anche qui, quindi la lente perfettamente centrata. Ripeto, come con tutte le lenti a contatto morbide toriche, qualora non fosse perfettamente in asse, comunque poi si va a ricalcolare la superficie frontale, comunque il potere frontale, e di conseguenza si riesce a dare un'ottima qualità visiva, un ottimo esito di visione. E questa è la lente applicata, quindi un OCT con lente applicata sullo stesso caso, quindi si può vedere come la lente a contatto in questo caso non va a creare una clearance come quelle rigide, ma va fondamentalmente a spalmarsi, ma senza andare a diventare troppo irregolare grazie al modulo più elevato. In alcuni casi, per esempio negli Intax di cui si parlava prima, la sensibilità può diventare ancora superiore e in quel caso la morbida ci può aiutare. Ovviamente la stabilità di quella morbida è importante, perché se comunque la morbida tende a muoversi anche leggermente, la sensibilità tende di nuovo a riaumentare e il fastidio tende a riaumentare. Questo è praticamente lo stesso caso, la topografia, quindi vedere una topografia di questo tipo inizialmente può un po' spaventare, però il solito riferimento è quello centrale. E questa è la lente a contatto applicata sulla stessa situazione. Quindi questo invece è un caso clinico con delle lenti a contatto tornite, quindi morbide tornite a ricambio mensili. Questa è una signora di 48 anni con cheratocono bilaterale, solitamente porta lenti a contatto morbide a ricambio annuale, non è contenta però della visione che ha sia con le lenti a contatto da lontano, ma soprattutto per leggere poi deve mettere gli occhiali da vicino e non è proprio contenta di questa situazione qui. Quindi viene con la richiesta assurda di fare delle lenti a contatto multifocali.
Abbiamo fatto le altre, quindi perché non fare anche queste? Quindi non ci arrendiamo e ci proviamo. E la situazione di correttiva prima dell'applicazione è questa, quindi meno 14 contro meno 4 di sfera, quindi un'alta anisometropia. Gli occhiali proprio, è inutile parlarne, non sono tollerati affatto. La sensibilità al contrasto chiaramente bassa, addirittura binocolarmente non era valutabile perché andava a sopprimere un occhio. Queste sono le topografie, quindi occhio destro, occhio sinistro. Il risultato con lenti a contatto, semplicemente delle lenti a contatto multifocali toriche mensili. Qui è importante notare che la capacità visiva non è aumentata significativamente, però quello che è migliorato è il discorso di binocularità, cioè la paziente riesce a fondere l'immagine e comunque dare una qualità visiva più completa, e comunque anche la sensibilità al contrasto, anche se invariata, riesce a essere valutabile anche in binoculare. Qui per farvi capire, questo è il PSF con le sue lenti a contatto e questo invece con le lenti a contatto multifocali, quindi questo è il risultato probabilmente un pochettino meno aspettato, però in qualche modo la geometria multifocale avrà compensato probabilmente le aberrazioni indotte dal profilo corneale e ha stabilizzato anche poi la qualità d'immagine. E alla fine del viaggio mi veniva un po' in mente il fumetto di Underdog, questo cane che faceva un sacco di casini però poi alla fine risolveva un po' i problemi a tutti, no? Però probabilmente se uno si comporta poi come un Underdog è perché alla fine c'ha degli esempi, e i miei compagni di viaggio poi in questo anno e mezzo sono stati due principalmente, che vorrei proprio pubblicamente di cuore ringraziare. Uno è presente, che è Stefano Loré di Roma, e Ugo Legaria, che è molto più lontano invece in Argentina, e quindi poi qualcuno gli riporterà i saluti, e ringrazio poi tutti quanti voi. Grazie. Grazie David.